Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube. E se siete nuovi, correte subito ad iscrivervi per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. Oggi torniamo a parlare del DLC 3 Descent, che come sappiamo uscirà il prossimo 12 di luglio. Ho fatto un video dedicato per farvi sapere quando sarà possibile fare il pre-download del DLC 3. Praticamente, per chi non ha il Season Pass, quindi andrà a fare il preordine, il download automatico partirà il 10 di luglio, quindi due giorni prima del rilascio. Così praticamente il 12 di luglio alle ore 6 del mattino, quando si sbloccherà il DLC 3, potremo giocare al terzo contenuto aggiuntivo di Call of Duty Black Ops 3. Tantissimi di voi mi hanno chiesto: che cosa facciamo noi che abbiamo il Season Pass? Possibile che noi non lo possiamo scaricare prima? Ho fatto numerose ricerche, numerosi approfondimenti e sono tornato proprio oggi con questo video per spiegarvi a grandi linee che cosa accadrà per chi avrà il Season Pass. A differenza di quello che è accaduto con il DLC 2, che si poteva scaricare lo stesso giorno mentre altri hanno avuto proprio problemi e l'hanno dovuto scaricare il giorno successivo, a quanto pare per il DLC 3 non ci dovrebbero essere problemi. Infatti, dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che chi ha il Season Pass potrà scaricare il DLC 3 il giorno 11, quindi il giorno prima del rilascio del terzo contenuto aggiuntivo. Se questa cosa sarebbe confermata, avremo tutta la possibilità, per chi ovviamente ha il Season Pass, di scaricarlo, così anche loro potranno praticamente giocarlo direttamente il giorno 12, quindi bello pronto, bello scaricato, tutto bello sistemato. Quindi per chi fa il preordine lo potrà scaricare dal 10, per chi ha il Season Pass sembrerebbe dal giorno 11, quindi dal giorno prima. Quindi in entrambi i casi avremo la possibilità di scaricarlo in anticipo e giocarci direttamente il giorno 12, data di uscita del DLC 3 Descent, che come sappiamo conterrà 4 nuove mappe multiplayer e la nuova esperienza zombies Gorot Grovi. Tutti gli approfondimenti sul terzo DLC ve li metterò come video suggeriti e rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.